Per il mondo sono uno scarto, vite peggiori della morte, da nascondere alla vista, anzi da sopprimere il prima possibile. Ma il mondo che la pensa così non ha guardato venerdì 29 maggio nella cappella di Casa Santa Marta, e se l'ha fatto non ha visto davvero la tenerezza di Giacinta, uguale a quella di tutte le mamme, e la fermezza bagnata di lacrime di Fabrizio, 33 anni entrambi, 5 di matrimonio, e da meno di uno stretti ad Andrea Maria, il loro piccolo nato con gravissime malformazioni. Ma li ha guardati Papa Francesco ed ha ascoltato la loro storia intrecciata di un coraggio e una fede più grandi di ogni aggettivo. Ci siamo gettati nelle braccia di colui che tutto può, tutto sana, tutto lenisce, ed abbiamo accolto questa vita, decidendo di accompagnarla secondo la logica che Giacinta aveva espresso subito dopo la notizia, e cioè che il buon Dio ci ha donato Andrea Maria e sarà solo lui a decidere quando riprenderlo. Accompagnati dai loro genitori e da alcuni volontari dell'Unità Alsi a Casa Santa Marta, sono giunti, anzi per meglio dire ritornati dopo l'incontro di 2 anni fa, una ventina di bambini gravemente ammalati. I primi ad essere sorpresi sono loro, di esserci ancora, come ha detto Masha, essere accanto a Francesco, il Papa che abbraccia sempre con affetto chi è malato. Sinceramente, non pensavo proprio di poterti rivedere faccia a faccia. E oggi tanti bambini non sono quelli dell'altra volta e io mi sento un po' più fortunata. Stasera conosci tanti altri bambini nuovi, quelli dell'altra volta sono a casa e qualcuno in cielo. La lingua del cuore è quella del silenzio. Francesco fatica a trovare le parole, lo ammette. Soprattutto non trova la risposta alla madre di tutte le domande. Noi possiamo chiedere al Signore, ma Signore perché? Perché i bambini soffrono. Non abbiate paura di chiedere, anche di sfidare il Signore. Perché? Forse non arriverà alcuna spiegazione, ma il suo sguardo di padre ti darà la forza per andare avanti. Gli occhi, le mani, i movimenti senza fluidità sono un mistero di sofferenza fatto fragilità e carne. E accanto a questo mistero, le donne e gli uomini che hanno chiesto a Dio la forza di accoglierlo e di amarlo e che il Papa dice di ammirare e di voler accompagnare. Che in un mondo dove è tanto quotidiano vivere la cultura dello scarto, quello che non va bene si scarta, voi portate questo così. Mi permetto di dirlo, ma non voglio fare una lusinga, no, da cuore lo vi dico. Questo è eroicità. Voi siete dei piccoli eroi della vita.